non solo è ovviamente una presunzione, è un modo di dividere le popolazioni, quella della contraddizione presunta tra lavoro e ambiente, viceversa noi dobbiamo fare in modo che questo diventi un intreccio e quindi e servono entrambi i soggetti, no? Ognuno non può andare per i fatti suoi e pensare di arrivare a una conclusione positiva. Il 20 ottobre del 2010, del 2018, abbiamo fatto un convegno a Milano, vi ricordo Luigi Mara, che è stato uno dei fondatori di Medicina Democratica, che è purtroppo scomparso 3 anni fa. In quel convegno abbiamo cercato di rifare il punto in particolare di quella storia, che è la storia del Consiglio di Fabbrica di Castellanza e del metodo di intervento da loro in qualche modo, tra virgolette, realizzato. Tra l'altro, per chi interessa, sul tavolo ci sono delle pen drive di quel convegno, quindi con molta documentazione che riguarda appunto quel convegno, quindi sono anche documenti storici. C'è il registro dei dati ambientali, cui accennerò, e c'è anche il libretto individuale di rischio, come copie storiche proprio di quella originale, diciamo così. E poi sta per uscire un numero della nostra rivista in cui ci sono tutti gli atti, tutti gli interventi di quel convegno. Pertanto, chi vuole la penna può già prendere. Questa, per chi non lo conosce, è Luigi Mara, quello in mezzo, che sta accompagnando in Grau a un intervento, a un convegno a Castellanza nel luglio del 1978, quando in Grau era presidente della Camera, ed era proprio centrato su questi aspetti di cui stiamo parlando oggi. È già stato detto, ma io voglio ricordare alcuni diciamo così, aspetti, diciamo così, basilari. La Repubblica tutela della salute come diritto fondamentale, in teoria dovremmo saperlo tutti, ma conviene sempre ricordarcelo. Ma anche Carlo Marx, che è sempre stato in qualche modo accusato di essere un operaista, nel senso di pensare solo ai conflitti sociali all'interno della fabbrica come contraddizione tra capitale e lavoro, ogni tanto qualche buttata va fatta anche sugli aspetti della salute dei lavoratori e dell'ambiente. Questo è uno dei passaggi. Il capitale non ha riguardo per la salute e la vita dell'operaio, quando ve ne sia, ve ne sia costretto a tali riguardi dalla società. Per cui c'è anche un richiamo alla politica, chiamiamola così, per contenere il mostro, diciamo così, capitalista. Questo è un altro, ovviamente, sempre un altro articolo della Costituzione che ho cercato di citare, che ricorda che l'economia ha dei limiti, non si può patroneggiare. E quello che è in mezzo è una cosa che mi piace sempre citare. Alla fine rinvio a giudizio delle decine di dirigenti di Porto Marghera, delle diverse aziende di Porto Marghera, da parte dell'allora pubblico ministero Felice Casson, c'era una chiusa che diceva questo, dopo l'elenco dei reati e dei imputati, dice: con l'aggravante del futile motivo, 2 punti, il profitto. Detto da un magistrato, penso che sia una cosa. Sarebbe bello che si venisse ripetuto e anche come atteggiamento da parte dei pubblici ministeri. Va ricordato che Felice Casson in quel caso si attivò sulla iniziativa in particolare di un operaio, anzi era un capo reparto di Gabriele Portolozzo, che fece diverse cose. In primo luogo è stato il primo obiettore contro i cancerogeni, nel senso che lui si rifiutava di lavorare a contatto con cancerogeni. Secondo, una sua particolarità era: non sono io che mi devo proteggere, ma se tu ti devi garantirmi la mia protezione, per cui non mi devo io mettere le scarpe antinfortunistiche, io devo fare in modo di entrare in un luogo di lavoro senza aver bisogno di barcarmi per proteggermi. Quindi partiva da questi assunti per pretendere una modifica dei cicli produttivi e quindi una riduzione e un azzeramento nel caso dei cancerogeni dell'esposizione. Ed è
anche noto per aver fatto epidemiologia scalza, nel senso che è andato proprio a ricercare persona per persona, ex collega per ex collega, morti, ammalati, e costruire una corte, come direbbe Vigeri. Una cosa analoga ha fatto Niccolò Lo Vecchio a Manfredonia, nel caso dell'esposizione all'Arsenico. Mancacaro dette tra i tanti suoi scritti questo passaggio, che è quello dedicato all'esperienza di Castellanza. Questi compagni utilizzano una scienza che non è più quella del padrone. Quando essi esaminano lo schema di lavorazione di un reparto, lo fanno da un punto di vista operaio, non badando più alle necessità della produzione, e questo idilo prima inattaccabile, ma muovendo dall'altro punto di partenza opposto della salute dell'uomo e del gruppo operaio. Questo è il messaggio principale che ci viene da questa esperienza. Non esiste in questo caso una tecnica indiscutibile nelle modalità di produzione, ci sono tanti modi per produrre le merci. Se passa quello semplicemente basato sull'incremento semplicemente del profitto, sicuramente probabilmente sarà quello anche più dannoso sia per gli operai che per l'ambiente. Quindi occorre contrastare questo tipo di deriva, andando a contestarlo anche sotto il profilo tecnico-scientifico. L'ha accennato Laura Mara, giustamente, perché non l'aveva ancora sentito dire oggi. Le basi di questo metodo sono sul gruppo omogeneo, cioè sui lavoratori esposti a rischi omogenei, per mansione, per reparto. Ovviamente poi ogni fabbrica ha una sua particolarità. Tra l'altro, una cosa nel mondo di precarietà che ormai ci circonda, paradossalmente una realtà come quella di Ilva è ancora una fabbrica, diciamo, tra virgolette, tradizionale, oltre che obsoleta, ma anche tradizionale nel senso dei rapporti sociali. Cioè lì gruppi omogenei sicuramente esistono ancora e possono ancora essere il legame su cui basare l'iniziativa. Quindi l'espressione e l'affermazione della soggettività operaria da parte del gruppo omogeneo, cioè sono io che devo tutelare la mia salute, e quindi vedo come mi fanno lavorare con questa ottica, e quindi è la critico di conseguenza. Il principio della non delega, quindi su io che mi organizzo, non delego al sindacato, al politico di turno, all'istituzione, l'iniziativa, perché non ci sono né angeli protettori né neanche angeli vendicatori, come comunque sarebbero quelli vendicatori ormai ovviamente troppo tardi. Il rifiuto della monetizzazione della nocività, che è stato accennato, il primato del giudizio soggettivo del gruppo omogeneo e appunto il contrasto, è stato già detto, della validità scientifica erga omnes dei TLU. Il metodo si basa sulla ricostruzione del processo produttivo, perché per poterlo criticare bisogna conoscerlo. Il problema ovviamente è che ogni singolo lavoratore ne conosce un frammento, per questo che serve il gruppo omogeneo, per questo che serve l'auto-organizzazione, per riuscire a superare questa frammentazione di conoscenza, quindi farla diventare di tutti, scambiarsi le conoscenze, che vuol dire incontrarsi, studiare, abituarsi a guardare e a valutare quello che si fa e non aspettare che qualcuno dal di fuori ti dica come ti formi, tra virgolette, la sicurezza, eccetera, quando sei tu che in realtà conosci quelli che sono in realtà i problemi che vivi. Quindi, questo nel ciclo, scomposizione delle fasi, quindi andare a esaminare fase per fase e per ogni fase attaccarci, legare quali sono i rischi. A questo punto si può cominciare a valutare quali possono essere le alternative, quali possono essere gli interventi di carattere prevenzionistico, di bonifica degli ambienti di lavoro e quant'altro. Su questo, perché nessuno regala niente a nessuno, si può costruire un'avvertenza, si costruiscono le avvertenze di carattere, chiamiamo tra virgolette, sindacale in senso lato, in cui l'obiettivo appunto è quello di cambiare il luogo di lavoro per
per migliorarla, per garantire la sicurezza del lavoratore. E questo è, una, è sostanzialmente un processo che è sempre in divenire. Tra gli strumenti, lo accennavo prima, c'è il registro dei dati ambientali. Il registro dei dati ambientali, lo trovate nella pennetta, è un, quello che oggi si direbbe un applicativo, si potrebbe anche trasformarlo, perché deve essere un applicativo, ed è il modo che accompagna, che facilita questa scomposizione, ricostruzione delle fasi, identificazione dei rischi e a quel punto anche valutazione soggettiva della, da parte dei lavoratori. E poi appunto da lì si parte per le vertenze. Le vertenze, ovviamente ricordando la storia che ha avuto in particolare questo gruppo, poi alla fine che cosa riguardavano? Riguardavano questioni occupazionali, perché spesso i rischi sono connessi a lavori precari, insufficiente organico, la qualificazione del lavoratore, quindi la formazione non semplicemente il passaggio di quattro nozioni, ma proprio di acculturazione, di crescita, la manutenzione degli ammodernamenti tecnologici, quello che diceva Luigi Mari in maniera molto sintetica, è la prevenzione sta nell'impiantistica, cioè non si può aspettare che sia l'uomo a essere attento a quello che fa, ricordarsi, ah lì c'è quella sostanza, vi devo mettere la mascherina, cioè no. Deve essere l'impianto che deve essere progettato, realizzato e poi mantenuto correttamente affinché non arrivi la sostanza, per rimanere senza chimiche, al lavoratore. E appunto la bonifica dei cicli produttivi, che è sostanzialmente quello che vi dicevo. La vertenzialità era appunto alla base, allora come dovrebbe essere ora, del modo per raggiungere gli obiettivi, e quello che sottolineo in questo gruppo è anche il passaggio di questa vertenzialità per la bonifica dei cicli produttivi, quindi gli obiettivi di lotta raggiunti, si rivelavano cruciali per la sussistenza dello stesso stabilimento produttivo. Adesso a Castellanza ci sono poche produzioni, per certi versi ha avuto una storia successivamente, potrebbe essere anche analoga, tra virgolette, a quella dell'Ilva, se la ragione non è esclusivamente quella delle banche, quindi si diceva prima, ma che magari se la ragione è io multinazionale vado in un paese in cui c'è un impianto obsoleto per occuparne il mercato, e quando ovviamente quell'impianto non mi serve più perché ormai ho preso il predominio, lo butto e ovviamente importo da altri impianti. Qualcosa di analogo è successo nel caso della materia di Castellanza, presa dalla Chemilinza, Linz, che è passato qualche volta, c'è un impianto alternativo, diciamo così, rispetto all'Inz, in cui praticamente prese l'impianto di Castellanza più che altro per avere predominanza nel campo di una materia plastica particolare che è presente in quadrini. Per cui dice il passaggio, sì, rivelò importante per salvare il processo produttivo, per non lasciare decadere e quindi lasciarlo morire, tra virgolette, di morte propria. E contestualmente le emissioni nell'ambiente furono minimizzate e poste sotto continuo controllo. E questo ha determinato ovviamente degli aspetti positivi nei confronti dell'ambiente. Io da bambino sono di Castellanza, mi ricordavo le nevicate. Il problema è che erano nevicate che arrivavano anche magari in estate, perché non erano nevicate di neve e di acqua, erano nevicate chimiche. Erano sostanze chimiche che si addensavano in certi momenti e scendevano proprio come della neve, e poi vabbè, quando toccavano terra, un metallo eccetera, corrodevano quello che trovavano, perché erano base di sostanze acide. E questo appunto ha permesso un intreccio tra l'iniziativa operaia e la tutela dell'ambiente esterno, un momento in cui l'ecologismo, l'ambientalismo era solo agli inizi, e quello appunto che veniva sottolineato è questo: per risultare vincente la lotta deve avere obiettivi chiari e essere sostenuta dal punto di vista tecnico-scientifico, per cui non c'è bisogno solo di essere arrabbiati, di avere la volontà di lottare, ma di avere ben chiaro quali sono gli obiettivi. Obiettivi che non necessariamente devono essere ribaltare da oggi al domani una fabbrica in senso lato, ma purché siano ovviamente
condotti con una loro ben direzione. Oggi quello di cui si discute, anche rispetto a TLV eccetera, in fondo quello che si dice, il rischio c'è, bisogna gestirlo. Il decreto 81 è basato un po' su questa filosofia, quindi la valutazione del rischio, le misure di prevenzione eccetera sono più fondate su un discorso di gestione del rischio, non sempre ed esclusivamente di eliminazione, tant'è che spesso e volentieri c'è la parola rischio residuo come un rischio che non può essere eliminato, ma forse magari stando attenti magari si può anche eliminare questo, perché spesso appunto l'eliminazione vuol dire non accettare la produzione così come fatto, vuol dire andare a fondo, non semplicemente considerare come oggettivo, come non discutibile il modo di produrre di cui ci si trova più avanti. Vabbè. Il rischio zero era poi l'affermazione apparentemente utopistica, ma sicuramente quella che poi è sostanzialmente l'obiettivo finale, che vuol dire anche che per alcune sostanze, queste sostanze devono essere messe fuori dal mercato, essere sostituite da sostanze non pericolose o meno pericolose. Nel regolamento REACH, anche se per alcuni aspetti particolari, c'è una denominazione che si chiama l'obbligo delle condizioni strettamente controllate, che in qualche modo ci assomiglia. In sostanza, in questo regolamento della Comunità Europea ci sono un elenco di condizioni che dovrebbero essere rispettate in alcuni casi in particolare nella produzione di intermedi nel campo chimico, che in sostanza si avvicinano molto allo zero, perché sostanzialmente dicono che bisogna fare il ciclo chiuso, che non ci devono essere perdite, se c'è il guasto, questo guasto non deve poter avere delle conseguenze all'esterno, quindi ci avviciniamo molto, per cui vedete anche che comunque, almeno culturalmente, dei passi avanti sono state fatte. Questo è un passaggio proprio di Luigi Mara, che è questo, che non è un falso dilemma quello, le riforme oggi o la rivoluzione un'altra volta, nel senso anche allora c'era, è inutile che si combatte il modo di produzione specifico nelle fabbriche, perché tanto ci sarà la rivoluzione e a quel punto sarà la nuova società che di colpo, quasi in maniera miracolosa, sistemerà tutto. No, non bisogna aspettare quel momento, bisogna lottare anche magari per obiettivi graduali da ultimo, via via. Infatti contano tutte quelle forme, meglio se conquiste, che nella vita di ogni giorno spostano in avanti l'obiettivo dell'emancipazione e di soddisfazione dei bisogni di salute. Per cui bisogna mettersi in un cammino che non può ovviamente dare dei risultati immediati completi da oggi al domani, ma va in questa direzione. Una cosa che vorrei ricordare è che anche un passaggio, un refrain, una ripetizione che spesso c'è nella normativa in particolarmente europea, in cui si dice per le soglie piuttosto che per dei limiti, piuttosto che per delle prescrizioni che possono essere adottate nei confronti delle diversi aspetti di impatto di un'attività, che si dice questa, quella che viene detta, viene indicata nella normativa, è una condizione necessaria ma non sufficiente, poi continua, per un'elevata protezione della popolazione. Quindi si dice ok, c'è una soglia, c'è un obiettivo, ma questo deve essere fatto, ma questo non esaurisce il percorso di riduzione degli impatti. È già stato fatto passare una cosa di questo genere, sto finendo, dico solo due accenni su alcuni aspetti, che è questo. Questa è ovviamente la linearità della logica produttiva ed economica attuale, estrazione materiale, trasformazione con tutti i relativi impatti, rilascio dell'ambiente, delle merci a fine vita, quello su cui finalmente si sta anche muovendo la Comunità Europea invece è appunto quella dell'economia circolare. Nell'economia circolare, da ambientalista, nel caso specifico di IVA, posso dire una cosa, nell'economia circolare
non dovrebbe più esistere l'estrazione del ferro, del minerale di ferro dal pianeta. Cioè, dovremmo evitare di continuare a stressare il pianeta per il ferro, per il petrolio, per tutti quei materiali di cui peraltro abbiamo estratto in sovrabbondanza, in particolare negli ultimi 50 anni. L'economia circolare in qualche modo deve cercare di bastare a se stessa, e quindi vuol dire anche che per alcuni materiali bisogna sempre rimetterli in circolo senza più estrarre qualcosa di nuovo. Ovviamente in un'ogica di questo genere tutta l'area calda dell'IVA non avrebbe motivo di esistere. Tutte, anche gli impianti di fusione, soprattutto impianti di seconda fusione, in sostanza di rottame. E quindi uno dei maggiori impatti legati alla, in questo caso all'IVA, verrebbe sostanzialmente azzerato. Questo è l'obiettivo finale, si tratta di capire come riuscire ad arrivarci nel caso dell'IVA, come ovviamente di altri processi industriali. Questa è una cosa che fa vedere un attimino l'andamento dei limiti. Si parlava prima dei limiti nell'ambito dell'autorizzazione integrata ambientale. Le barre blu sono quelle, diciamo così, a business as usual, cioè a massima capacità produttiva. Le barre rosse sono quelle della prima, quelle effettivamente misurate nel 2010, che fanno un po' da riferimento per le iniziative successive, quindi al momento in cui è stata rilasciata la prima, pur tardiva, parziale, poi 50.000 volte rinviata l'autorizzazione integrata ambientale. Quelle verdi sono le soglie di massiche di emissioni permesse, se parliamo di delle polveri, ma si potrebbe fare in casi analoghi per gli altri parametri, nella prima area del 2011, che vedete che sono anche superiori rispetto a quelle, diciamo così, monitorate nel 2010, e poi vedete scendere fino a quello blu nel caso dell'ultima area. Questo per i quattro reparti più importanti. Notate che l'acciaieria non sembra non interessare più a nessuno negli ultimi anni, nel senso che non è stato fatto previsto nessuna riduzione dei limiti all'interno di terra-terra, come se tutto fosse già a posto e senza problemi. Un'altra cosa che vi posso ricordo sul discorso dei limiti è che le migliori tecnologie disponibili, quelle che dovrebbero essere la base della fissazione dei limiti per l'ambiente, quindi delle emissioni, hanno due, diciamo così, chiamiamole debolezze. La prima è che si chiamano, per dire tutte intere, migliori tecnologie disponibili senza eccessivi costi, e quindi già questo ovviamente è un limite non secondario, perché uno può sempre cercare di dire mi costa troppo, sì, tecnicamente è possibile, ma mi costerebbe troppo, e quindi cercare di ottenere delle prescrizioni meno restrittive da parte degli enti. E la seconda cosa è che, al di là del valore dei limiti di cui abbiamo parlato, nelle BAT, nelle migliori tecnologie disponibili, i limiti sono sempre espressi come range, non è mai un valore assoluto, c'è un valore inferiore e un valore superiore. In mezzo sta, diciamo così, la normalità dei livelli che vengono autorizzati. Ma il fatto di stare verso quello inferiore, quindi quello più restrittivo, rispetto a quello più elevato, relativamente elevato, quindi quello più permissivo, è nel potere e nella discrezionalità dell'ente che autorizza. Prima si diceva che, Laura diceva che è opportuno, se già non viene fatto, che i giudici vedano che le vittime sono presenti in aula. Allora, in questo caso è importante che quando c'è, e qui è stato fatto, qualcosa si è ottenuto, quando c'è una procedura di AIA, sentano il fiato sul collo dei cittadini chi deve decidere, perché può decidere di stare a 10 piuttosto che a 5. E nel caso di IVA sono sempre stati a 10, cioè sono sempre stati, comunque ancora oggi, sui livello range meno restrittivo tra quelli su cui si poteva essere utilizzati dall'ente pubblico. Addirittura la norma comunque tanto prevede che in casi specifici dove c'è effettivamente una crisi ambientale, sicuramente qua,
le autorità possono stabilire dei limiti anche inferiori rispetto a quelli individuati come già passi dalle migliori tecnologie disponibili, quindi possono essere ancora più restrittivi rispetto a quello che è il dettato normativo. Pochissimi sono i casi in Italia in cui qualche ente ha utilizzato questo potere per stringere la borsa, chiamiamola così, dell'autorizzazione. Da ultimo vi faccio vedere questo schemino. Questo schemino, nel caso specifico della produzione, del ciclo integrato della produzione dell'acciaio a partire dal minerale di ferro, fa vedere sopra, diciamo, le fasi principali presenti, delle tecnologie presenti, e sotto quelle considerate come migliori tecnologie oggi disponibili. In realtà sono disponibili da 20-30 anni, quindi non è che poi sono così nuove, e quella che più può interessare in questo caso è quella che, utilizzando il metano e non il carbone, effettua la riduzione diretta del minerale di ferro, quindi senza fare il passaggio della liquefazione, che è quello che si è stato detto anche oggi, che è quello più brutalizzante sia per i lavoratori che sono esposti, e anche perché, tra altre cose, è il processo che ha maggiore emissione di fuse, cioè quelle che neppure passano da un camino ma si spargono in giro perché non sono convogliate, quindi in qualche modo sono libere di muoversi nel territorio senza neanche una misurazione e senza neanche un sistema minimo di abbattimento. Quindi c'è una tecnologia disponibile per ridurre drasticamente, praticamente azzerare, quella che è oggi la struttura, diciamo così, dell'aria calda dell'Ilva. E questo ovviamente dovrebbe essere l'obiettivo. Quando si parla, ovviamente, come giustamente parla anche il piano Taranto dell'associazione che è stato presentato oggi, di chiusura dell'area calda, vuol dire anche, o anche voler dire, o riconversione dell'area calda, può voler dire tranquillamente il passaggio a questa, alle tecnologie già disponibili comunque utilizzate. Io ho chiuso, poi ovviamente poi farò le conclusioni, perché magari qualche concetto lo riprendo. Allora, adesso farei intervenire Michele. Giustamente hanno chiesto un intervento un altro dei comitati, mille per tanto, giusto? Quindi fa un intervento su Vanni Nilli.